Allora, io scendo qua sotto. Terminata la foto, possiamo iniziare. Soprattutto gli operatori che lavorano la terra, e benediciamo anche la madre terra, perché ci dona i frutti, ci dona il sostentamento per la nostra vita. Invocando la benedizione del Signore, invochiamo appunto sulle famiglie, sugli operatori, sulle famiglie, su tutta la nostra realtà che ci circonda. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un grazie di cuore a Don Nando, anche quest'anno ha impartito la benedizione a tutti questi mezzi agricoli. Un applauso per Don Nando e per tutti gli organizzatori. Ovviamente gli operatori agricoli che hanno reso possibile questa manifestazione. Adesso la parola, il saluto da parte del sindaco, grazie. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio gli organizzatori, gli sponsor di questa manifestazione che è diventata ormai un punto abituale di riferimento, non solo per i mezzi che vanno per le strade, ma anche perché il problema in questo momento dell'agricoltura è un problema importante. L'anno scorso ricordavamo il problema della xylella e quest'anno chiaramente si ripropone lo stesso problema, e quindi è importante che l'agricoltura sia al centro del dibattito politico e sociale della città e del Mezzogiorno. Beh, è diventato ormai un appuntamento fisso e tradizionale. Al di là della manifestazione e delle macchine che stanno muovendosi per la città, voglio dire che questo problema focalizza soprattutto il problema dell'agricoltura e soprattutto i giovani che in questo momento hanno necessità di ritornare alla terra, perché diventi momento di produzione e di reddito autonomo ed economico. Quindi io auspico che queste manifestazioni servano soprattutto per sensibilizzare le nuove generazioni affinché ritornino a far sì che strumenti importanti dell'agricoltura diventino strumenti di crescita economica e sociale del paese. E sicuramente nel Mezzogiorno abbiamo bisogno di questo tipo di investimento, di questo tipo di organizzazione del lavoro che si potrebbe realizzare attraverso le cooperative agricole, e quindi come momento di crescita collettiva del Mezzogiorno, del Sud e quindi anche dell'Italia. Grazie. Salve, buongiorno a tutti. Bella manifestazione organizzata dal signor De Matteise con tutto il suo staff. Io ringrazio fortemente il signor De Matteise, perché in un momento come quello che stiamo vivendo, il ritorno all'agricoltura e il ritorno alla coltivazione delle nostre terre non può che essere un motivo di orgoglio per tutti noi, e anche per i giovani un futuro, una possibilità di lavoro in più rispetto a quelle prospettate adesso. La terra è la nostra vita, e la cura e l'amore manifestato da queste persone che giorno per giorno provvedono a curare i prodotti che poi arrivano sulla nostra terra e sulla nostra tavola non fanno altro che farci piacere, e dobbiamo ringraziarli, perché non è un lavoro semplice, e sappiamo che presuppone grandissima fatica. Io ringrazio fortemente il signor De Matteise e tutto lo staff, ci tiene lui a precisare, perché in effetti dietro queste manifestazioni non c'è una singola persona, ma ci sono parecchie persone che aiutano stando anche dietro le quinte. Quindi io la ringrazio personalmente, perché come dicevo prima, la coltivazione della nostra terra deve essere un ritorno per i giovani all'amore per la propria città, come possibilità anche di un futuro lavorativo migliore. Incentivo, no? E io non posso che ringraziarla, grazie ancora. Grazie. Allora, io come diciamo promotore della manifestazione del Grab Auto Moto d'Epoca,
è in collaborazione naturalmente con il Comitato Operatori Agricoli, metto un puntino agricoli, perché ormai praticamente è la terra che ci fa mangiare, dalla terra viene la grazia di Dio, diciamo. Poi voglio solamente ringraziare praticamente il sindaco, tutta la giunta, la vice sindaco, tutte le autorità che ci stanno avendo hanno permesso di avere la collaborazione praticamente per poter fare questa manifestazione in piazza Alighieri, con la speranza che ogni anno che va deve crescere e deve essere sempre più migliore delle manifestazioni. Comunque sino adesso è stata trascurata un pochettino la terra, ma sono di un parere che con passare del tempo per poter vivere bisogna andare alla terra, questo è il discorso. Comunque un grazie ancora nuovo, diciamo, perché poi io ringrazio praticamente Don Gino Vallone che ci ha offerto praticamente le bottiglie di vino praticamente, ringrazio Maiorano pure che ci ha dato la possibilità, la farina diciamo praticamente, che poi il direttivo ha fatto praticamente le frisede, e così le daremo in collaborazione tra il Don Gino ci ha dato il vino, Maiorano ci ha dato le frisede e la ditta Scrinzi di Nardò ci ha offerto 40 tarie e ci ha sponsorizzato 40 tarie. Tutta l'altra spesa ce la vediamo noi poi dopo, quando ci riuniamo praticamente faremo i conti più chiari. Grazie di cuore e grazie a tutti, si sta aspettando adesso praticamente il sindaco e Don Nardo che deve dare le benedizioni. Grazie a tutti e una buona giornata per tutti i canti. E grazie il Signore perché ci ha offerto una bella giornata, ce l'ha conservata per noi. Grazie ancora. Passo la parola alla vice sindaco. L'assessore, no? Cioè, l'assessore. Niente, che dire, io ringrazio ancora il signor De Matteis che è sempre attento alle tematiche dell'agricoltura. Un grazie agli sponsor che hanno aiutato a rendere ancora più bella questa giornata, soprattutto il Don Gino Vallone e Maiorano, il forno Mario Maiorano e Scrinzi per le targhe, come mi viene suggerito. Niente, io so che ci sono state un pochino di difficoltà per il signor De Matteis, perché oggi sappiamo che è la giornata che coincide con il referendum, per cui l'idea sarebbe stata quella di mettere degli espositori di persone che davano e vendevano i prodotti proprio della terra. Purtroppo la coincidenza delle date ha consentito al signor De Matteis di ridurre questa manifestazione, che comunque ha sempre il suo fascino perché stiamo davvero davanti a dei bisonti della terra. Grazie a tutti e una buona domenica.